Benvenuti nel nostro canale dove raccontiamo le incredibili esperienze di premorte di coloro che sono deceduti e hanno avuto un assaggio dall'aldilà. Nel video di oggi vi porterò tre esperienze uniche, la prima appartenente a Catherine in Francia, la seconda di Kenneth, un veterano, e l'ultima di Johnny in Danimarca. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per ricevere notifiche sui nuovi contenuti. Adesso cominciamo con l'esperienza di Catherine, che è stata vittima di un incidente stradale mentre si recava ai servizi igienici durante un evento sportivo. Era il 15 maggio del 1969, un giorno festivo dedicato all'ascensione. In quell'occasione mio padre era impegnato come giudice in una gara di patang, uno sport che rientra nella categoria dei tori sportivi, insieme a Rafa, Boss Bouillones, Bocce e Crown Green Bowling. La nostra piccola famiglia era presente per sostenerlo. Durante la gara ebbi la necessità di recarmi in bagno. Mentre stavo tornando indietro e attraversavo la strada, una macchina improvvisamente apparve dalla mia destra, senza che me ne accorgessi o ne sentissi il rumore avvicinarsi. In quel preciso istante, mentre stavo attraversando, tutto intorno a me sembrò improvvisamente silenzioso, come se fossi sospesa nel tempo. Fu proprio in quel momento che fui investita da quella macchina. Non sentii nessun rumore dello scontro, persi immediatamente conoscenza. Durante il mio stato di incoscienza mi sembrava di trovarmi in una sorta di bagno, immersa in una luce morbida e calda. Mentre mi trovavo lì, ho udito una melodia sommessa. Mi sentivo incredibilmente bene, come se tutto fosse perfetto. Poi, improvvisamente, davanti a me apparve una porta e sentii come se una voce amorevole mi parlasse, mi invitava ad aprirla e attraversarla. Mi avvicinai alla porta e afferrai la maniglia. Con cautela iniziai a girarla lentamente. La porta si aprì leggermente, rivelandomi uno splendido alone di luce, più intenso di quello visto appena prima. Era un luogo di pura dolcezza e benessere. Non provavo alcuna paura in quel momento. Quando iniziai a spingere completamente la porta, sentii una voce. Era la voce di mia madre, che urlava e pregava la Vergine Maria di salvarmi. Ricordo vagamente che la voce gentile mi offrì una scelta, ma non riesco a ricordare con precisione. L'urlo straziante e le lacrime di mia madre mi convinsero a fare marcia indietro, anche se lo feci con un profondo senso di rimpianto. Quando finalmente mi ripresi, vidi la gioia sollevare il peso dai pensieri di mia madre. L'incidente mi costrinse a rimanere immobile per molti giorni, poiché la mia gamba aveva subito danni significativi e c'era il rischio di emorragie. Tuttavia, l'aspetto più rilevante per me era che la mia natura, solitamente dolce e piacevole, si era improvvisamente alterata. Lo shock aveva avuto un impatto così intenso che sviluppai una reazione di aggressività e rabbia che ostacolò notevolmente la mia vita sociale per un lungo periodo di tempo. Negli anni successivi mi sono imbattuta in una serie di esperienze fuori dal corpo e due chiamate a lasciare questo mondo. Queste esperienze si sono verificate durante il sonno e mi hanno offerto sensazioni di musica e felicità senza precedenti. Durante queste esperienze ho avvertito una connessione profonda con questo luogo, forse perché ero incinta e il mio bambino era già nato, oppure perché mio figlio dormiva accanto a me. Desideravo ardentemente che mio figlio nascesse e potesse avere sua madre al suo fianco, pronta ad accompagnarlo in ogni fase della sua vita terrena. In seguito al passaggio dei miei cari, ho sperimentato un contatto con loro attraverso i sogni. La morte di mia madre, nel dicembre del 2022, mi ha regalato un mese di grazia e piena consapevolezza. Ma ora passiamo alla nostra prossima esperienza. Continuate ad ascoltare con attenzione. Era un giorno in cui il mio plotone stava tornando da uno dei nostri avamposti, stanchi e provati. Improvvisamente un'auto ci sfrecciò accanto sulla strada. In quel momento non diedi molto peso all'auto, ma gli altri membri del mio plotone udirono via radio una comunicazione che ci invitava a prepararci, poiché qualcuno aveva appena lasciato due donne e si era allontanato in un'altra direzione. Questa situazione riportò alla mente i pericoli che abbiamo affrontato ed è un richiamo per coloro che hanno vissuto simili esperienze di guerra. Era evidente che qualcosa stava per accadere, poiché queste erano tattiche ben note negli attacchi chiamati Prior Ambush. Mentre ci avvicinavamo a un altro avamposto, fortunatamente nulla accadde, quindi continuiamo la nostra avanzata. Mentre ci avvicinavamo a un altro avamposto, purtroppo il primo camion della colonna finì su un ordigno esplosivo improvvisato, che esplodette dopo 3 o 5 secondi. Io mi trovavo nel secondo camion, che subì la maggior parte della forza dell'esplosione.
Ricordo di aver guardato il mio corpo pensando: amico, mi hanno colpito, questa è la fine della mia storia. Ero lì, osservando la distruzione circostante. Vedevo ruote con pneumatici ancora attaccati e serbatoi di carburante che volavano per centinaia di metri lontano da noi. Non vidi alcuna luce, ma ricordo chiaramente di aver guardato verso il basso e dire a me stesso: no, così non finirà per me. All'improvviso mi ritrovai disteso sul mio piedistallo. Sono diventato disabile al 100% e tuttora sono afflitto da incubi che mi tormentano. Ogni mattina mi sveglio in preda alle lacrime e devo affidarmi a delle pillole per ottenere qualche ora in più di sonno, sperando di risvegliarmi sentendomi in qualche modo normale. E ora? Passiamo all'esperienza di Kenneth, il quale ci porterà alla nostra ultima tappa di questo video. Questa esperienza proviene da Johnny, che ci racconta la sua esperienza in Danimarca. Mi ritrovo a viaggiare attraverso un tunnel di luce, composto da miliardi di stelle, fino a giungere in un prato che io considero il mio personale paradiso. I colori di questo luogo sono così straordinari che non possono essere neppure immaginati qui sulla Terra. Mi affascina scoprire che il prato è punteggiato di denti di leone, che in danese chiamiamo denti di leone del diavolo. Successivamente noto un fiume dove il sole splende e si riflette sull'acqua, facendola brillare come l'argento. In lontananza scorgo sette figure di altezze diverse. Ma ciò che cattura la mia attenzione è una piramide. Sono irresistibilmente attratto da essa e decido di salire le scale, contando attentamente i 100 gradini che mi separano dalla cima. Una volta arrivato, mi ritrovo in una stanza buia, illuminata solo dalle fiamme delle torce che adornano le pareti, e a sinistra c'è un altare di pietra. Su quell'altare posa una spada gigante. Ed è proprio in quel momento che vedo la più splendida delle dee, seduta su un trono. Ai suoi lati, due gufi fissano il mio sguardo con occhi luminosi e scintillanti. Successivamente, la dea si avvicina a me e mi dice che la spada, posta sull'altare, è un dono destinato a me. Sottolinea che la spada non è affilata e non è stata pensata per il combattimento. Invece, la spada può essere utilizzata per trovare soluzioni. Ad esempio, può risolvere i problemi più grandi e complessi. Ricordo distintamente di averle detto che avevo appena 18 anni e che non avrei potuto sollevare quella spada. Ma la dea mi ha assicurato che sarei sempre stato il benvenuto se un giorno avessi deciso di tornare a prenderla, una volta che fossi stato pronto. Così saluto la dea e nel medesimo istante mi ritrovo sulla riva del fiume, dove rivedo le figure che saluto. Mi incammino nuovamente attraverso l'universo stellato in un viaggio senza fine. Mi sveglio sentendo una voce che annuncia il mio ritorno. L'ambulanza e i soccorritori sono arrivati quella notte. Sento una voce che afferma che sono tornato, sotto il treno, nell'ambulanza, sul tavolo operatorio, 3 volte. Nonostante abbia avuto solo un'esperienza di premorte, una volta, mi sveglio il giorno successivo all'incidente in ospedale, come una persona invalida. Dopo 5 giorni vengo dimesso dall'ospedale. E 10 giorni dopo l'incidente, torno a praticare sport come il calcio, il badminton e la pallavolo. Sono grato di essere ancora vivo. Ogni mattina mi sveglio con l'immagine nitida dell'esperienza di premorte, ancora impressa nella mia mente, ma ci sono voluti 30 anni prima che mi sentissi pronto a condividere questa esperienza con gli altri. Siamo arrivati alla fine del video. Fateci sapere cosa ne pensate, lasciando un commento in basso. Vi ringrazio per averci ascoltati e vi invitiamo a mettere un like al video se vi è piaciuto. Continuate a seguire il nostro canale. A presto!